pre-gara di un derby sul filo del rasoio con Scibetta, team manager del Palazzolo, è accaduta una cosa che non ci aspettavamo nessuno, no? Abbiamo ridisegnato il famoso film I ladri di merendine e sono cose che comunque oggi hanno un po' attenzionato, hanno distratto la gara. La società come sta in questo momento da questo punto di vista? La società è già intervenuta, chi ha fatto questo episodio io la chiamerei una ragazzata. Oggi non è presente, noi ci vediamo martedì o mercoledì, ma credo che rimarranno fuori da questo organico. Però mi sembra che ci sia un po' troppa esagerazione, non so come è stata raccontata la cosa, ma si tratta di una semplice ragazzata. Ok, però la legge non ammette ignoranza, si parla comunque di una segnalazione alle forze dell'ordine, quindi da questo punto di vista, se alla fine c'è stato l'intervento delle forze dell'ordine, la ragazzata diventa un atto giuridico, quindi un atto penale. Sì, no, ma infatti è proprio questo, noi una volta saputo esattamente che c'era comunque un processo in atto a livello giudiziario, noi abbiamo preso i nostri provvedimenti, sono stati allontanati dal gruppo e andiamo verso la rescissione del contratto, penso. Molto probabilmente sì, anche se vorremmo capire bene perché pare, insomma, che Vincenzino non è che c'entri tanto in questa storia, però vogliamo capire bene, ma nel caso in cui fosse così sicuramente andiamo verso la rescissione. Le porte aperte al Palatucci quasi come sconti di fine stagione, ma siamo a Natale e il Noto Calcio con la sua dirigenza decide per il derby siracusano di Serie D di dire benvenuti al Palatucci, una gara che comunque promette, dovrebbe promettere punti per ambedue le squadre, una classifica difficile a fronte di due società sane di bilancio economico, meno nella gestione tecnica per quanto riguarda proprio l'aspetto dirigenziale. Ci sono delle novità in campo e dobbiamo dire anche, come dire, forzature nel Palazzolo. Arrigo e Liga fuori per motivi disciplinari, nel Noto solo Conti squalificato, presenza sugli spalti oltre le 1500 persone. La gara sin dall'inizio vede subito il Noto pronto a colpire in due occasioni con due diagonali di Merito e di Tarquini che non trovano lo specchio della porta, poi fase centrale che si accorcia, si compatta, Orazio Pietadella corregge qualche cosa e si arriva a un fine primo tempo dove ci sono due conclusioni di Calabrese che non portano nulla di importante. I calci d'angoli non hanno sortito effetti, i portieri inoperosi. Solo verso il 32esimo un errore di Vezzani poteva costare caro perché alla fine ha garantito un'azione importante al Palazzolo Calcio. Si cambia, fine primo tempo dove comunque non ci sono sussulti. Una cosa che si fa notare è che il Noto, la tifoseria del Noto, tifa per la sua squadra e non attacca la squadra avversaria. Un fair play che sembra molto complice in virtù dell'amicizia dei due presidenti. Secondo tempo e ci portiamo subito alla parte iniziale dove si scambiano un po' le tipologie, la strategia d'attacco. Palazzolo determinato e con Ike che a sprazzi si è fatto notare sulla fascia sinistra, trova delle incursioni importanti in cui impegnano poi alla fine con due tiri, soprattutto quello di Gigi Calabrese, impegnano Vezzani in una strepitosa parata con deviazione sulla traversa. Quasi nel momento migliore del Palazzolo spunta il Noto. Siamo intorno al 70esimo, due situazioni sempre con Merito e Fontanella. In questo caso prima Merito impegna il portiere avversario, sulla seconda occasione con un Merito quasi che si trasforma in idraulico sul corsia di destra, un bellissimo cross con Fontanella che sgorga la sua colpo di testa. Il suo colpo di testa è la parte più importante del giocatore, in questo caso di Fontanella. Il gol e si protrae questa situazione offensiva del Palazzolo che cambia giustamente strategia, tutti gli attaccanti disponibili, due conclusioni sul finire della gara, due occasionissime, il risultato finisce 1-0, le due squadre avranno modi diversi di interagire in questa settimana, per il Noto 7 gare interrotte di sconfitte, quindi significa ossigeno, 3 punti importanti. Il fine gara, il risultato acquisito, i commenti. Stiamo pian piano venendo fuori, ma ancora il lavoro è tanto, ma tanto, tanto. La nota positiva è che non abbiamo preso gol, la seconda partita di fila, quindi vuol dire che la linea difensiva comincia ad assimilare certi concetti e dobbiamo migliorare, sappiamo dopo.